Oggi siamo qui per rendere onore a Maria, la Vergine Immacolata, la tutta bella, la graziosissima, potremmo dire, la benedetta tra tutte le creature, alla quale Dio Padre, autore di ogni bellezza, ha affidato il Figlio suo. Maria è l'opera d'arte di Dio meglio riuscita. È una bellezza la sua, che però non possiamo valutare secondo i nostri canoni dell'estetica, ma per quella perfezione e armonia che si manifestano nel suo comportamento e nelle sue virtù. Maria è donna libera, attiva, di iniziativa, obbediente, amante e amabile, attenta, silenziosa, fedele, modesta, dolce. Tutto ciò che lei ha dentro traspare all'esterno. Contemplando tale capolavoro della fantasia di Dio, la Chiesa, e non dimentichiamo che Chiesa siamo tutti, voi, io, noi, la Chiesa non solo si riconosce e si riflette in lei come in uno specchio, e così non solo scopre ciò che dovrebbe essere, ma si sente invitata ad andare con passo più veloce verso Gesù. Tra Maria e la Chiesa c'è un rapporto così intimo da essere un solo e unico mistero. La maternità della Chiesa, per esempio, è la continuazione di quella di Maria, tanto da poter essere considerata la Chiesa un prolungamento di Maria nella storia. La Chiesa, per sapere come deve essere, basta che guardi Maria. Parlare della bellezza di Maria, allora, è parlare della bellezza della Chiesa. Bellezza che si manifesta quando tra noi credenti, e quando dico credenti mi riferisco ai singoli, ma anche alle comunità, quando le relazioni superano la forma egoistica di vivere la fede e fanno diventare la Chiesa una grande famiglia in cui ci riconosciamo fratelli e viviamo rapporti regolati dalla gratuità, dalla misericordia, dalla condivisione e dal perdono. Famiglia la Chiesa in cui l'amicizia si manifesta in fraternità e in capacità di riconciliazione, e i programmi pastorali sono espressione della fedeltà a Dio che agisce nella storia. È la bellezza questa che traspare quando si vive la fede col cuore libero e non intimorita da un Dio congelato e col dito puntato. Con una fede frizzante e non regolata da noiosi e trascinati ritmi, anche se devoti, che il più delle volte ingabbiano e irrigidiscono. Diciamolo, la nostra fede è molto triste, sa poco di Pasqua. Fede chiesa in cui si sta insieme regalandosi simpatia e non condividendo la pesantezza triste di una fede che sembra che guardi il cielo, ma in realtà lo sente lontano e non sa scoprirlo accanto a sé e dentro il cuore. Una fede che non ci renda solo esperti in demoni e inferno, ma ci rende gioiosi uomini del risorto e che ci fa agire come se Dio esistesse, perché ammettiamolo, qualche volta sembra che anche se ci diciamo credenti, agiamo come se Lui non esistesse. Una fede capace di accoglienza, condivisione, solidarietà, soprattutto coi poveri, che ha come regola il Vangelo e non opportunismi e giochi politici. La Chiesa è Gesù presente ora. La Chiesa, noi, siamo il volto bello del Dio amore. Per questo
La Chiesa non può essere impegnata solo nell'offrire prestazioni sacre, chiusa nel Tempio, quasi fosse un supermercato dello Spirito, in quanto sa che se si presenterebbe così agli occhi del mondo, oltre a mostrarsi invecchiata, offrirebbe un Vangelo appannato, tradendo le intenzioni del suo fondatore. Chiesa, noi, Chiesa che sa che il segreto della sua bellezza lo trova nella parola e nell'Eucaristia. Sono cosciente che vi sto proponendo pensieri che vi ho già esposti negli anni passati e in occasioni diverse. Sono andata a riguardare le omelie degli anni passati, ma sento forte la necessità di ripetere queste idee, perché rischiamo di camminare col freno a mano alzato mentre si schiaccia l'acceleratore. La nostra Chiesa cammina un po' lentamente, avrebbe bisogno di maggiore velocità. E questo camminare lentamente, in un momento in cui il territorio agrigentino ha bisogno di energia e di vitalità. Noi non siamo solo credenti, siamo anche cittadini. E il mio sogno, che già vi ho presentato nel giorno del mio arrivo ad Agrigento, e che non posso non riproporvi, perché a questo sogno io credo. Ho letto queste parole: tenetevi saldi ai vostri sogni, perché se i sogni muoiono, la vita è come un uccello dalle ali spezzate, che non può più volare. E io non mi stanco e non intendo stancarmi di sognare. Come desidero trovare complici disposti a sognare e osare. Sogno la nostra Chiesa agrigentina, noi, che non sta alla finestra e non prende le distanze da ciò che succede per strada, ma che cammina bella lungo le strade, gridando la profezia e scandalizzando con i gesti di amore. Chiesa che, oltre ad essere esperta nelle cose di Dio, lo è altrettanto nelle cose dell'uomo. Una Chiesa, noi, bella, che comprende la solitudine e la sofferenza dell'escluso di oggi, il lebbroso di allora, e lo guarisce, come fece Gesù, non standosene a debita distanza, ma toccandolo. Chiesa, noi, che piange senza vergogna assieme alla mamma che accompagna il figlio defunto, o che partecipa alla gioia dei due sposini di Cana e non vuole che la festa per loro finisca male. Chiesa bella, noi, che evangelizza, ma sa che evangelizzare significa non solo dire parole, raccontare, ma rendere concreto ciò che si annunzia. Chiesa bella, la nostra, che è preoccupata di custodire la verità, ma anche impegnata nel rivelare l'amore. Sogno e mi piace la nostra Chiesa bella e pronta ad offrire a tutti un Dio vivo, imprevedibile e giovane, che lo sente presente, accanto, un Dio che parla, un Dio che ama, ride, piange. È un Dio che ha un pallino, i poveri, gli ultimi, i nessuno. Chiesa bella, noi, che stando per strada non porta solo i manuali della preghiera, ma sempre con sé l'olio e il vino, che ha per bussola il Vangelo ed è attenta a non ritrovarsi, come il sacerdote e levita del Vangelo, dall'altra parte della strada, perché quella è la parte sbagliata. Una Chiesa, noi, che sa scoprire il bene, anche poco, in ogni uomo, come Gesù lo vide nel ladrone, anche se quell'uomo che avviciniamo è uno scarto della società. Chiesa bella, noi, perché Chiesa che rifiuta
di diventare pascolo di egoismi colorati di bontà e preferisce percorrere sia la strada che da Gerusalemme va a Gerico, quella dell'uomo abbandonato per terra, sia quella di Emmaus, la strada dei viandanti senza speranza. Chiesa noi, che esce dal Tempio, perché nel Tempio si può pregare anche col cuore spento e senza speranza, come Zaccaria, che non credette alle parole dell'angelo. Una Chiesa, noi, scusate se sottolineo questo noi, perché è necessario che ce lo diciamo, che si ferma al pozzo, e il pozzo sono i luoghi degli uomini, e non possiamo pretendere di incontrare gli altri soltanto qui nel Tempio. È il pozzo della Samaritana, è il pozzo di tanti uomini di oggi, una Chiesa che entra nella casa di Zaccheo e che si avvicina ai bordi della piscina dove è steso quell'uomo paralizzato e che dopo tanti anni dice a Gesù: ma io non ho nessuno che mi getti nell'acqua. Quante persone buone attorno a Gesù, ma quanta solitudine per chi soffre. Allora sogno e mi piace una Chiesa bella, noi, che sente la voce del Signore, che la invita alla conversione. E conversione non è soltanto ripetere i gesti di ieri. Abbiamo il coraggio di inventare qualcosa di diverso, perché la Chiesa di ieri non può essere più la Chiesa di oggi. I principi, le verità restano, ma le modalità cambiano. Una Chiesa che osa sperare cose nuove e che si fa, come dice Pietro, comprensiva, amante dei fratelli, maternamente tenera e umile. Chiesa bella, noi, che sa di stare in un territorio come quella Agrigentino senza rimanere ai margini e senza rassegnarsi. Io non mi voglio rassegnare al fatto che questa terra debba sempre trovarsi nelle ultime posizioni delle classifiche nazionali, come se Agrigento non fosse culla di intelligenza, di arte, di bellezza, di storia, di gente capace di costruire un futuro migliore. Ve l'ho detto proprio da questo luogo negli anni passati. Noi sappiamo coniugare solo i verbi al passato, non siamo capaci di coniugare i verbi al futuro. Trasciniamo il carrettino come quando eravamo piccolini, pensando di aver fatto tutto. E Dio ha voglia di entrare nella vita di tanta gente. Una Chiesa, noi, bella e orgogliosa di condividere questa storia, la storia di questo territorio, ma di sentirsene davvero parte attiva e di sentirsi impegnata e responsabile della storia di questa città e di questa terra. Non sono gli altri a fare la nostra storia, siamo noi che dobbiamo fare questa storia. E questo non è solo il desiderio di me vescovo di questa Chiesa, che vi potrei anche apparire strano, ma è un dovere di tutti, vescovo, sacerdoti e laici, un dovere che dobbiamo sentire primario se vogliamo essere credibili come credenti. Chiesa bella perciò, perché rifiuta l'idea di tanti che pensano che la fede non deve sporcarsi con le vicende della storia, perché sa la Chiesa che se dovesse far questo, preoccuparsi di tenere le mani pulite, resterebbe bloccata in uno spiritualismo e in un ritualismo disincarnati, anche se apparentemente splendidi. Sarà bella la processione di stasera, ma per la strada della città di Agrigento domani passeremo noi, i figli di Maria. Non basta portare lei, e se passiamo noi, come passiamo? Perché il rischio è quella di proporre una religione vuota, e la fede resterebbe soltanto un'etichetta anonima e insignificante. Allora vedete, la bellezza della nostra Chiesa può
santo e deve riflettere i colori dell'amore, i colori della carità, il colore dell'impegno. Finisco con un augurio. Siano in tutti noi, questo lo diceva Sant'Ambrogio, l'anima e il cuore di Maria. Prendendola come modello, la nostra Chiesa Agrigentina, noi, sappia essere bella sempre. Sia sempre diretta, con passo veloce, là dove il Signore la manda ad annunciare la buona notizia e a colorare il mondo e questa terra in particolare di speranza e di vita.